Martedì 24 novembre, bentrovati con il TG Distretto di quest'oggi. Interventi urgenti in arrivo sulla viabilità provinciale di Sassuolo sono stati oggetto di un incontro tra il presidente della provincia Tomei e il sindaco di Sassuolo Menani, con tecnici di comune e provincia. Tra le priorità, la verifica della fattibilità di un collegamento tra la tangenziale sud di Sassuolo e la provinciale 19 di Castelvecchio, in pratica la variante all'abitato di Ponte Nuovo. Il sindaco Menani chiede una nuova strada per un collegamento tra la circonvallazione sud e la provinciale 19. Si stima un investimento complessivo di circa 17 milioni di euro, un costo non sostenibile per la provincia, ha fatto sapere il presidente Tomei. Tuttavia si può valutare una realizzazione per stralci per un progressivo miglioramento della situazione. Il bilancio della Regione Emilia-Romagna, licenziato ieri, contiene anche risorse per le realtà economiche che hanno dovuto sospendere o limitare la propria attività in seguito alle ordinanze anti-Covid, con 10 milioni di euro aggiuntivi rispetto ai ristori nazionali. In totale la manovra è da 12 miliardi e 484 milioni di euro, di cui 9 per la sanità regionale, 600 milioni in più rispetto a quest'anno. Mette a disposizione la manovra anche 45 milioni per l'attrattività di investimenti nella nostra regione e anche 10 milioni per sostenere il percorso verso un unico sistema fieristico regionale. Torniamo ad occuparci dell'arrivo dei fondi nel mondo dei crolifici. Abbiamo chiesto all'ingegner Canotti che cosa rende questo settore tanto attrattivo. Sentiamo. Abbiamo assistito a un consolidamento nelle aree produttive europee, quindi l'Italia, la Spagna. Abbiamo assistito alla fuga dall'Italia per andare a fondere in Spagna perché costa meno, non per motivi di produttività ma per vincoli energetici. All'inizio fondevano senza filtri, è un dato positivo, quando la Spagna era 20 anni indietro rispetto all'Italia. Tutto questo ha favorito un grande consolidamento, e quando tu hai un grande consolidamento con pochi concorrenti, alla finanza piace spesso, perché permette di individuare facilmente i tuoi competitor, i tuoi nemici, quindi quelli da sconfiggere o quelli da comprare. E quindi ecco perché questo consolidamento si è ulteriormente, razionalizzato, non tanto con l'acquisto di Sicer da parte di un fondo che ha sostituito un altro che c'era già, ma nell'acquisto di Esmal Glass e Ferro, dopo che c'era già stato l'acquisto di Fritta. Domani è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un'occasione per ragionare anche sul fatto che il fenomeno è purtroppo presente nel distretto. Il centro antiviolenza distrettuale Tina, che si trova a Sassuolo, nel 2019 ha accolto 76 donne vittime di violenza psicologica, fisica, emotiva e stalking, la maggioranza tra i 25 e i 44 anni e la maggioranza di nazionalità italiana. Molte di loro sono sposate e hanno figli minori. Nei primi 9 mesi di quest'anno, quindi da gennaio al 30 settembre, le donne che si sono rivolte al centro sono 82, dunque più di quante in tutto il 2019. Segno di un costante aumento del fenomeno, soprattutto durante il lockdown, se gli interventi di emergenza. Ed ora Sertam SRL. Sertam produce macchine e accessori per linee di smaltatura, macchine serigrafiche tradizionali e macchine e impianti completi per il terzo fuoco. Sertam Adolfo Ortiz 2019 ha deciso di portare una serie di macchine, e tra queste ci teniamo a presentare il Mass Meter. In questa sede l'abbiamo portato in una versione Reader, è una macchina per la gestione della densità dello smalto, è disponibile nella Reader solo controllo, versione semiautomatica per correzione con acqua o versione automatica per correzione con acqua e prodotto ad alta densità. Calcio, Sassuolo già al lavoro da ieri per preparare la sfida casalinga contro l'Inter, in programma sabato prossimo 28 novembre al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 15. Anche oggi la squadra svolge allenamento mattutino a porte chiuse. Ed ora andiamo fuori. Thank you.
Chiudiamo anche oggi con l'ammontare del debito pubblico italiano, supera i 2.598 miliardi di euro. Arrivederci.